Salve e benvenuti a questo nuovo video tutorial, il primo di una serie che verterà sulla creazione dei backup nelle piccole aziende, quindi adottando delle strategie a bassissimo costo che però salvaguardano il dato aziendale. Grazie a Datamatic SPA abbiamo avuto in esame il NAS della QNAP, il più piccolo della famiglia, il TS112, che però per i nostri scopi funziona benissimo. C'è da dire che la QNAP è leader mondiale per quanto riguarda la costruzione di NAS. È un prodotto taiwanese, d'altronde da dove arrivano la maggior parte dei NAS, e ha un connubio perfetto tra hardware e software. L'hardware è solidissimo, molto semplice da usare, e il software è molto user friendly, come vedremo successivamente. Adesso diamo subito un'occhiata al dispositivo. Dopo aver tolto dalla scatola il NAS, il TS112, abbiamo la possibilità di vederlo direttamente. Nella parte frontale ci sono chiaramente tutti i vari LED di utilizzo del NAS, insieme al pulsante di accensione e a una porta USB. Invece nella parte posteriore abbiamo due ulteriori porte USB, una porta SATA, il pulsante di alimentazione e chiaramente il classico alloggiamento per la porta di rete, oltre che a un pulsante di reset. All'apertura del NAS, molto semplice, chiaramente dopo aver rimosso le due viti posteriori, troviamo alloggiato il disco, che chiaramente va acquistato a parte. Nel nostro caso di specie abbiamo installato un disco da 2 tera della Seagate, un Barracuda, che assolverà ai nostri, diciamo, compiti di backup. È chiaro che all'interno della scatola troverete anche un cavo di rete e un CD, all'interno del quale avremo la possibilità di vedere il manuale utente e chiaramente i vari software, tra cui il firmware e il QNAP Finder, il software di facile utilizzo per la ricerca del NAS all'interno della rete. Partiamo subito con il collegamento del NAS in rete e chiaramente la sua accensione. Premiamo il pulsante di accensione e chiaramente aspettiamo che il sistema venga completamente caricato prima di inserire all'interno del nostro alloggiamento CD-ROM il CD-ROM in dotazione, chiaramente per far partire il QNAP Finder e quindi poter agire direttamente tramite interfaccia web. Appena il nostro LED di stato diventerà verde, potremo collegarci tramite interfaccia web. Procediamo subito a farlo utilizzando il CD-ROM precedentemente descritto. Inseriamo il CD trovato all'interno della scatola all'interno del nostro lettore e andiamo a vedere il suo contenuto. Ok, TS112. Procediamo subito con l'installazione del QNAP Finder, per vedere che indirizzo all'interno della rete LAN ha preso, utilizzando il protocollo DHCP, presente già e attivo. Andiamo avanti. Procedura piuttosto semplice e veloce. Avviare il Finder. Eccolo qua. Ha preso il 192.168.0.172 con la versione del firmware presente all'interno 3.4.4 che dovremo aggiornare. Colleghiamoci subito. Admin come login e password admin. E ci propone subito la presenza di un nuovo firmware che dobbiamo andare, conviene, ad eseguire affinché il nostro NAS sia sempre aggiornato. Eccolo qua. La procedura è piuttosto lunga, aspettiamo che tutto il procedimento del download del nuovo firmware avvenga, in modo tale che poi successivamente possiamo procedere al riavvio dell'intero apparato. Eccoci arrivati al 98%, qualche altro secondo, eccolo qua, è stato completamente
Effettuato il download e adesso il sistema sta procedendo all'aggiornamento dello stesso tramite chiaramente l'utilizzo del nuovo firmware. Eccolo qua. Andiamo a riavviare il sistema. Dopo il riavvio del sistema dovremo riattivare, rieseguire il QNAP Finder per poter vedere chiaramente il cambio di firmware avvenuto. Proviamo subito ad attivare nuovamente il Finder e dopo una breve ricerca sulla LAN, eccolo qui, vedremo che ha l'indirizzo 192.168.0.172 con un firmware completamente nuovo. Collegandoci, eccolo qua, anche l'interfaccia grafica è totalmente nuova. Admin admin per entrare, amministrazione. E chiaramente adesso dovremmo procedere alla creazione di una configurazione di base per poterlo iniziare ad utilizzare. Ad aggiornamento avvenuto possiamo dare una rapida occhiata al software della QNAP, che si presenta abbastanza complesso nelle potenzialità, ma chiaramente di semplice navigazione, di semplice utilizzo. Non andremo a vedere tutte le caratteristiche offerte, ma faremo una breve panoramica, o meglio una veloce panoramica, per rendere operativo il nostro NAS e montarlo all'interno dei nostri server, le appliance del progetto BApp, oppure in qualsiasi altro server Linux. Andando in amministrazione di sistema ed in impostazioni generali, andiamo ad analizzare la data. La data è molto importante perché ci consente anche di essere di avere dei log sempre aggiornati. Quindi andiamo a dichiarare il fuso orario. Roma. Andiamo ad aggiornarlo attraverso l'NTP, un NTP server. L'aggiornamento ha avuto esito positivo, possiamo vedere che la data 15/21/24 corrisponde alla data sul nostro computer, quindi possiamo andare avanti. Altra cosa importante sono le impostazioni di rete. È chiaro che il nostro NAS aveva fino a questo momento le impostazioni dinamiche, sarebbe più opportuno utilizzare un indirizzamento statico. Andiamo a modificarle. Andiamo a utilizzare il 192.168.0.71, 255.255.255.0, che come gateway predefinito avremo il 192.168.0.2. Jumbo frame per adesso non lo settiamo, andiamo ad applicare le modifiche. Chiaramente le modifiche dovete applicarle in base all'indirizzamento presente all'interno della vostra rete LAN. Teniamo qualche secondo in modo tale che dopo possiamo configurare i DNS. Ok. Possiamo usare il Finder. Abbiamo visto che ha preso subito il nuovo indirizzo IP. Quindi non dobbiamo fare nient'altro che cambiare il nostro indirizzo. Eccolo qua. Abbiamo messo un indirizzo IP statico. Possiamo procedere sempre nell'amministrazione di sistema all'interno di impostazioni di rete nella configurazione del DNS. 192
168.0.2. In questo caso andiamo a dare lo stesso indirizzo IP del nostro firewall pfSense. E quindi in modo molto veloce abbiamo settato anche il NAS per l'utilizzo di un indirizzo IP fisso. Ok. Andiamo a vedere se le configurazioni sono state salvate. Perfetto. Dopo aver configurato l'indirizzo IP statico, è bene configurare l'attività di notifica, affinché inserendo ad esempio il nostro indirizzo del server Zimbra con chiaramente le dovute credenziali, mittente mettiamo qnap@beable.it, abilitiamo l'autenticazione SMTP con admin@beable.it, password, mettiamo chiaramente la password di accesso al pannello amministrativo di Zimbra e come mettiamo il tipo di protocollo TLS. Dopo aver configurato in questo modo l'utilizzo di Zimbra per le notifiche, possiamo passare alla notifica, al settaggio delle notifiche vere e proprie, che devono avvenire tramite email, e possiamo definire l'indirizzo che riceverà le notifiche. Quindi, in seguito ad eventuali fault di sistemi, in seguito ad eventuali avvisi, riceveremo un'email all'interno della quale troveremo cosa sta succedendo al nostro NAS e chiaramente potremo intervenire a tempo debito. Appena in pratica l'email di prova sarà perfetto, possiamo andare a verificare che quanto definito corrisponda a verità. Perfetto, abbiamo ricevuto un'email di prova e quindi adesso, dopo questa configurazione, riceveremo tutte le mail di alert partenti dal nostro NAS. Andiamo ad analizzare il cestino di rete affinché non sia abilitato, perché potremmo incorrere in eventuali problemi se utilizziamo il nostro NAS solo e soltanto come unità di backup collegata in NFS a Linux. E arriviamo finalmente alla gestione del disco, dove in questo caso in realtà il disco è stato già configurato, ma voi in fase iniziale non troverete questa parte, configurazione corrente volume disco rigido volume logico, perché qui in realtà il disco è stato già preconfigurato ed è stato formattato con la XT4, come file system XT4. Non dobbiamo fare nient'altro che creare volumi disco singolo, andare avanti e ci verrà chiesto di formattare e chiaramente la tipologia di file system da adottare per l'unità presente all'interno del NAS. Una volta applicato in pratica il check di spunta sull'unità e il tipo di file system da adottare, il processo sarà lungo che consentirà la creazione del file system all'interno dell'hard disk inserito nel NAS stesso. Andiamo a dare un'occhiata alla gestione dei diritti di accesso, dove nella sezione admin chiaramente dobbiamo andare a cambiare la password affinché non sia presente quella di default. Quindi password in uso metteremo admin, password nuova, e la andiamo a fare direttamente, mettiamo chiaramente un'altra password molto più lunga, applichiamo le modifiche. Perfetto, adesso ci dobbiamo riloggare, andiamo nuovamente in amministrazione e non ci resta che da fare poche altre cose, andare soprattutto a vedere la condivisione delle cartelle. Eccole qua,
di default viene messa la condivisione, viene attivata la condivisione Samba per la condivisione dei dati all'interno delle reti di tipo Microsoft. Possiamo lasciarla come possiamo chiaramente eliminarla. Possiamo chiaramente eliminarla e in questo caso lo faremo perché non ci interessa che un nostro utente possa andare a sbirciare all'interno di questa condivisione per vedere i dati come sono stati backuppati. Andiamo su servizio NFS, andiamo ad abilitarlo, applichiamolo. Ok, allora di default parte con la condivisione di un sacco di cartelle. Forse sarebbe opportuno farle diventare tutte nascoste, creare una cartella che chiameremo backup e solo visibile quella che abbiamo creato. Quindi andiamo a fare le dovute modifiche. Perfetto, andiamo a creare una nuova condivisione di rete, andiamo ad andare avanti, creiamo cartella col nome di backup, impostazioni avanzate, nascondi cartella no, ok, possiamo lasciarla, andiamo a definire i diritti d'accesso affinché siano definiti per utente. Nega accesso per l'ospite. Andiamo a definire i diritti di lettura e scrittura sull'admin, che useremo chiaramente come utente abilitato ad utilizzare la folder, la cartella. L'ultima cosa che dobbiamo fare prima di andare oltre, dopo aver creato la cartella di backup, andare cliccando su NFS per far sì che i diritti di accesso siano in lettura e in scrittura. In questo caso abbiamo detto che tutti gli indirizzi IP possono accedere in lettura e scrittura nella cartella. Sarebbe interessante, dopo che abbiamo visto che funziona, inserire l'indirizzo IP del server che deve utilizzare la folder, la cartella, per restringere ulteriormente la possibilità di scrittura. Perfetto. L'ultima cosa che ci resta da fare prima di andare a collegare l'unità NAS al nostro server Linux è quella di dare un'occhiata alla gestione, dove in questo caso in gestione abbiamo le informazioni di sistema, che ci dice anche l'uptime e il numero di serie, i vari servizi di sistema attivi e il controllo delle risorse, dal quale possiamo vedere l'utilizzo della CPU, l'utilizzo della memoria, l'utilizzo del disco che è completamente inutilizzato e l'ampiezza della banda di trasferimento, i processi chiaramente attivi. Adesso andiamo direttamente sulle nostre macchine Linux, sui nostri server Linux, per creare la procedura di mounting dell'NFS che abbiamo appena configurato. Dopo aver configurato il nostro NAS, non ci resta altro che montare la cartella condivisa presente nel NAS all'interno del file system del nostro server. Per semplificare un po' le operazioni, abbiamo creato uno script molto molto semplice
che lo possiamo scaricare, che ci consentirà di fare queste operazioni con un automatismo piuttosto veloce. Quindi NFS è scaricato, andiamo ad aprire il nostro server. Eccolo qua. Andiamo su TMP, andiamo in desktop e abbiamo il nostro NFS, lo posizioniamo nella TMP così in modo tale da poterlo utilizzare. Andiamo ad aprire con il nostro PuTTY. E andiamo direttamente in TMP. Ora, il server che stiamo utilizzando in realtà contiene un'installazione di Zimbra. In questo modo, dopo aver configurato e dopo aver montato la cartella condivisa presente sul NAS in una cartella che verrà creata automaticamente, che si chiamerà backup, procederemo alla creazione, alla programmazione automatica del backup di Zimbra attraverso l'uso dello Zimlet che è Zextras. Vediamo se è presente, in realtà lo troviamo NFS, non dobbiamo andare ai diritti di esecuzione. Perfetto, andiamo ad eseguirlo. Andiamo a inserire l'indirizzo IP del nostro NAS, andiamo ad inserire la cartella condivisa che si chiamava backup. Ok, in realtà il nostro NAS è stato montato direttamente come cartella backup presente nel file system. A questo punto possiamo entrare in backup e creare due ulteriori cartelle che chiameremo asterisk e Zimbra, in modo tale da adesso procedere con la creazione del backup automatico di Zimbra e successivamente vedere quella di Asterisk. Possiamo tranquillamente andare nella pagina amministrativa di Zimbra. Abbiamo sbagliato nuovamente indirizzo. Perfetto. Eccolo qua. Sulla sinistra, Zextras, andiamo direttamente in backup. Qui dobbiamo mettere il percorso completo all'interno del quale il backup verrà eseguito da parte di Zextras, il backup di Zimbra. E quindi in questo caso abbiamo che sarà backup Zimbra. Andiamo a salvare. In questo caso abbiamo programmato che giornalmente alle 4 di mattina verrà fatto un backup veloce e un full scan, che sarebbe il backup più lento, che però comprende un'intera analisi di tutto Zimbra, verrà fatto il sabato, sempre alle 4 di mattina. Quindi procediamo con l'inizializzazione e vediamo subito che ci sono degli errori. Andiamo nella notifica, infatti abbiamo dimenticato di mettere i permessi di scrittura all'interno della cartella creata. Procediamo con una chown. E andiamo a ripetere l'operazione che prima è stata bloccata. Eccola qua, sta procedendo tranquillamente e nelle notifiche avremo che un full scan è iniziato adesso alle 16:55. Se andassimo all'interno
della cartella Zimbra, vedremo che effettivamente Zextra sta procedendo alla creazione del backup totale di Zimbra. In questo modo il nostro lavoro su Zimbra può essere completamente salvato ad intervalli temporali regolari. Dopo aver programmato il backup giornaliero di Zimbra, non ci resta che programmare il backup giornaliero relativo ad Asterisk, a Ilafax e ad Avantfax, in modo tale da poter fare un restore, chiaramente un recovery di tutti i dati in seguito a un fault. Quindi colleghiamoci direttamente all'interfaccia web di Asterisk, alla FreePBX. Andiamo ad inserire la login e chiaramente la password e andiamo subito nella sezione Tools, Backup and Restore e andiamo a schedulare un processo di backup che chiameremo giornaliero. Andiamo a mettere i check di spunta in tutte le caselle in modo tale che tutto venga salvato e non ci resta che andare a scegliere un orario in cui far partire il backup. Dato che questo è un esempio e dobbiamo verificare subito la presenza del backup, possiamo andarlo a pianificare per le 16. Però voi chiaramente dovrete scegliere un orario più, diciamo, che non vada a intaccare l'attività lavorativa chiaramente svolta dal centralino. Quindi andiamo a mettere 0, andiamo a mettere 16, ok, andiamo a mettere tutti i giorni, tutti i mesi e tutti i weekend e quindi c'è giornaliero. Ora non ci resta chiaramente che successivamente verificare che in giornaliero, in var lib asterisk backups, sia presente il backup giornaliero. Non ci resta che creare il backup giornaliero di Ilafax e Avantfax, che non sono così semplici da creare come abbiamo visto precedentemente attraverso un'interfaccia grafica, attraverso FreePBX, ma si possono tranquillamente creare attraverso l'uso di un paio di script che metteremo subito a disposizione dopo questo video e che potrete direttamente trovare nella nostra pagina BApp Script Asterisk. Troverete backup.rar che contiene la serie di script che potrete tranquillamente usare per semplificare le azioni di backup. Ora andiamo a depositarli sul nostro server. Eccoli qua. Andiamo a prendere backup.sh e backup rotation. Ora non ci resta che aprire il putty eccolo qua. Nella temp troviamo chiaramente backup rotation e backup sh, quindi andiamo ad chmod più x.sh a renderli eseguibili. In effetti sono diventati eseguibili. Andiamo a verificare lo script backup.sh e vediamo che crea delle cartelle dove andare poi successivamente a depositare i file. Dato che la cartella backup l'abbiamo già creata e abbiamo anche creato la cartella asterisk in backup, abbiamo messo praticamente abbiamo annullato la creazione della cartella backup e andremo poi, prima di andare ad eseguire questo script di backup, dobbiamo cancellare la cartella di asterisk backup che abbiamo precedentemente creato. Ora, questo va bene,
possiamo andare a vedere il backup rotation, che non si tratta altro che di una rsync dalla cartella var lib asterisk backups in backup asterisk. Quindi tecnicamente cosa fa? FreePBX si occupa di creare un backup all'interno della cartella giornaliero di asterisk. Questo script non fa altro che prenderlo e portarlo nella cartella backup asterisk, e poi successivamente gli ultimi comandi che vedete non fanno altro che cancellare i file più vecchi di 6 giorni, sia relativi chiaramente ad asterisk, sia relativi all'ilafax e sia relativi ad avantfax. È chiaro che se qualcuno di voi trova degli errori o se qualcuno di voi ha la voglia e la volontà di migliorarlo, ce lo faccia sapere, siamo pronti ad accettare critiche e miglioramenti. Quindi andiamo ad eseguire backup.sh. Ok, vedremo che nella crontab è stato messo alle 16.30 l'esecuzione di backup-rotation.sh. È stata creata una cartella script, e chiaramente se andiamo in backup, il mount precedentemente che abbiamo visto, ci sarà adesso la cartella asterisk, avantfax e ilafax, oltre chiaramente alla cartella zimbra. Se vogliamo avere una visualizzazione chiaramente più semplice per quanto riguarda la crontab, possiamo andare a visualizzarla attraverso il webmin. Eccola qui, backup rotation, e vediamo che è in pratica fatta ad orari prestabiliti 13:30 minuti alle 16:30 di ogni giorno. Quindi dobbiamo solo attendere, adesso sono le 15:38, dobbiamo solo attendere che alle 16 parta automaticamente il backup programmato in FreePBX e che alle 16:30 parta automaticamente il backup di backup rotation, che vada a creare automaticamente nelle cartelle avantfax e ilafax i file compressi dei relativi database di avantfax e di ilafax.